Ciao, benvenuto a questo primo video di oggi. Qui fa parte del video della sessione delle parole. Dare emozioni alle parole. Allora, nel video di oggi ti leggo una frase e poi ti do. Allora, quella che è il modo logico e quella che è il modo emozionale. Allora, ad esempio. Vado a prendere una frase, qualsiasi, vediamo, sempre di classic, in questo caso ti vado a prendere, allora, una frase del chitarrista di Bruce Springsteen, che si chiama, l'ex chitarrista, che si chiama Steve Van Zandt, non so come si scriva, e dice, in modo logico, sono vissuto in un periodo di rinascimento. Ne stiamo parlando ora e sono già passati 50 anni. Se ne parlerà quando non, noi non ci saremo più. Allora, periodo di rinascimento vuol dire di periodo di continui cambiamenti, continue modifiche. Sono passati già 50 anni. Se ne parlerà quando non ci saremo più. Allora, qui devi dare risalto a sono vissuto. Rinascimento, un periodo molto intenso. Sono passati 50 anni, ma se ne parlerà quando noi non ci saremo più. Quindi, in modo emozionale, emotivo. Sono vissuto in un periodo di rinascimento, di rinascita. Quindi dare enfasi a questa parola, di rinascimento. Ne stiamo parlando ora e sono già passati 50 anni. Se ne parlerà quando noi non ci saremo più. Per il rinascimento. Carico immenso. Ne stiamo parlando ora, che sono già passati 50 anni. Pensa, sono già passati 50 anni. Se parlerà quando noi non ci saremo più. Vedi, quindi riuscire proprio a dare emozione a quello che si dice. Ciao, al prossimo video!